Ciao a tutti, nuovamente in viaggio. Ci siamo presi un attimo, un minutino di pausa in autogrill per mangiare un boccone. Siamo tornati dalle porte di Milano, dove si è concluso con esito positivo uno degli open house di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Dura, infatti si vede il volto della fatica. Sono venute 30 persone nel giro di 2 ore. L'agenzia immobiliare ha raccolto 3 proposte sull'immobile. Verrà concluso l'evento tra 3 giorni, dove andiamo in accettazione a far vedere le proposte insieme all'agenzia immobiliare sull'immobile del cliente che ha organizzato l'evento. Oggi voglio parlarvi di questo. Siamo a Milano, stiamo tornando a Torino e oggi vorrei tenervi 2 minuti. Ragionamento nel 2022: quali sono i servizi fondamentali che vi offrono le agenzie immobiliari? Cosa farebbe un'agenzia immobiliare per riuscire a realizzare l'obiettivo di un proprietario, cioè vendere un immobile? Questa qua è un appartamento di un cliente che ci ha affidato la vendita. Non vi dico dove siamo, con i dettagli delle condizioni, dei bellissimi colori. Questa è la camera da letto, questo soggiorno e anche un sacco di stucco con dei colori molto sobri, piccoli dettagli, e poi vi faremo vedere dopo l'intervento di Remax. Vi ricordate la casa che vi ho fatto vedere nel video precedente? Eccola qua! Vabbè, quelle porte qua sono da cambiare. Però semplicemente ritinteggiando, sistemando le varie perdite. Ecco per esempio il servizio che svolgiamo. Se ve la ricordate come che era tinteggiato, c'erano dei colori decisamente accesi, andavano di moda negli anni che erano. L'apparenza è fondamentale, la parte estetica di una vendita immobiliare è una delle parti fondamentali. Immaginate la scena: andate in un concessionario di automobili e trovate una bella macchina impolverata con i sigilli lerci, il posacenere pieno di sigarette. La stessa identica macchina, stesso chilometraggio, stesso motore, accanto, bella lucida, con i sedili, con la pellicola sopra, con la Bimagic, c'è il profumino, tutto in ordine, con il coprivolante. Quale delle due comprereste? A parità di prezzo, a parità di valore, è quello che viene percepito. Ecco, se un concessionario di automobili investe dei soldi per lucidare la macchina, mettere il coprivolante, perché le agenzie immobiliari non investono qualcosina per esempio ritinteggiare un muro viola? Questo è uno dei servizi che l'agenzia con cui collaboro fornisce ai clienti che si appoggiano a noi. Quindi la ristrutturazione, un servizio chiave in mano dato a noi, non è uno staging, è proprio una ristrutturazione, questa tinteggiatura di questa casa. Adesso non so se vi ricordate il muro giallo, viola da una parte e giallo dall'altra. Abbiamo fatto noi. Questo perché? Perché ci crediamo alla vendita di questo immobile e sappiamo che già con una tinteggiatura bianca il percepito è diverso. E adesso voi la domanda: quante volte vi è capitato di trovare dei professionisti che vengono in casa vostra e vi dicono: la casa mi piace, sono convinto di riuscire a venderla, facciamo così, investo io in casa tua, ti faccio io la ritinteggiatura perché sono sicuro che si riuscirà a vendere alla cifra che tu ti aspetti, ma io sono il primo che ci investe del tempo e del denaro ritinteggiandola. E questo è uno dei servizi
Poi ce ne sono altri e se sei curioso di sapere, nel corso dei video vedrai. Tanto di sfondo abbiamo la collega che si nasconde, ma ve la presenterò nei prossimi video. Buongiorno a tutti, è mattina presto, io sono via per lavoro, è da tutta la settimana che sono via per lavoro, quindi in realtà io e Marco non ci vediamo molto sta settimana, però intanto prosegue anche la parte lavorativa con Marco, quindi ieri abbiamo iniziato a scegliere un po', diciamo, la parte di home staging per alcuni alloggi che dobbiamo iniziare a mettere in pubblicità. E quindi abbiamo dovuto scegliere le luci, un po' di rubinetteria, tutte queste cose qua e nulla, e quindi questa è anche una parte del lavoro che si va a fare quando si vanno a mettere immobili in pubblicità o quando facciamo il servizio, diciamo, per gli investitori, quindi seguiamo appunto la ristrutturazione come aveva fatto vedere Marco in un altro video, un'altra spezzone di video in cui parlava del fatto che alcune volte seguiamo i lavori di ristrutturazione e quindi tutta la parte che invece più, diciamo, di estetica ce ne occupiamo più noi che non Marco, ecco. E nulla, quindi giusto per farvi capire poi quello che si va a fare. Man mano vi terremo aggiornati perché adesso abbiamo iniziato a prendere quello, mentre invece tutta la parte dell'arredamento non abbiamo ancora preso nulla, quello prossimamente. Buongiorno a tutti, sta concludendo la settimana, ci troviamo in zona Piazza Saluto, anzi siamo proprio in Piazza Saluto e ora vi mostrerò un altro cantiere, però questo qua è un po' diverso. Si tratta di un'operazione immobiliare, quindi un nostro cliente è un investitore immobiliare che ha comprato un immobile, glielo ristrutturiamo completamente con lo scopo di rivenderlo e creare quindi una somma di denaro chiamata plusvalenza, quindi la differenza tra comprare, il costo di ristrutturazione e la rivendita, quella differenza è un gruzzoletto che l'investitore guadagnerà la bellezza di Piazza Saluto. Le nostre mansioni in questo caso qui saranno prettamente di struttura dell'operazione, quindi analizzare il mercato, trovare l'immobile, proporre l'immobile, vedere la pianificazione dell'operazione, gestire tutte le fasi e analizzare quelli che sono i rischi e, finito questo, seguire quelle che sono le parti operative, quindi anche la cantieristica. Per quanto riguarda le operazioni immobiliari e gli investimenti ne parlerò in un altro video, però visto che siamo in vena di cosa facciamo noi di lavoro, oggi vi portiamo a vedere questo cantiere in Piazza Saluto. Con vista sul grattacielo San Paolo di Torino, ci troviamo in un interno cortile. Però mi troverò le tracce da chiudere. Esatto. Questa qua questa roba perché la devo buttare. No, questa roba qua gliela faccio buttare lui. Ci si organizza con le maestranze. Allora, come vedete, è letteralmente un cantiere. E questo immobile sarà completamente lavorato. Queste travi vista verranno restaurate. E tutto verrà rasato, verranno fatti impianti elettrici, impianti idraulici. Ripavimentazione completa, come vedete le piastrelle sono quelle di una volta. Andiamo a seguire tutta la fase di cantierizzazione. Alice si occupa della scelta dei materiali e della parte di home staging insieme a un team che si occupa proprio di quello, quindi di curare le mode del momento, gli stili che piacciono e soprattutto di reperire i materiali. Io e Cristina, la mia socia, ci occupiamo di organizzare e sentire le maestranze, quindi fare gli aspetti commerciali, i contratti commerciali con le imprese edili e di curare la cantierizzazione nell'atto pratico, quindi venire nei cantieri, seguire i lavori e vedere un attimino come procedere. O per un quintale di casa vuol dire risparmio di tempo. Voi provate a immaginare quanto tempo vi può portare a seguire un cantiere. Chi ha ristrutturato casa lo sa benissimo, è una cosa che vi logora. Io casa mia, la mia ristrutturazione è stata
un trauma e mi ha portato via, non oltre l'energia, l'anima. E questo lo seguiamo noi. Cioè l'investitore letteralmente gli troviamo l'immobile, lo prende, quindi lo cultura, lo compra. Poi sai che un immobile forse deve essere un investitore anche un privato che compra. E noi gli seguiamo la ristrutturazione o restaurazione, perché quelle volte facciamo un po' anche dei restauri. Quindi a posto di ristrutturare facciamo delle cose un po' diverse se si vogliono mantenere i materiali, per esempio una volta, per esempio l'ingresso, adesso non, lasciamo gli operai a parlare, e all'ingresso c'è una porta originaria che il proprietario ha deciso di mantenere. È una bellissima porta in legno, la andiamo a restaurare. E abbiamo anche questi artigiani che fanno dei lavori con il legno di fine. Provate a immaginare proprio questo, quanto tempo ed energie vi può portare via organizzare un cantiere, e soprattutto se non lo seguite con i costi che ci sono adesso, provate a immaginare il buco economico che si può creare. Faccio un esempio, le piastrelle già sappiamo tutti quanti che sono aumentate in 6 mesi del 20%, cemento, ferro, ecco, se avere qualcuno che si occupa soltanto di questo vuol dire anche un risparmio di denaro. Continuate a seguirci sul canale, mi raccomando, mettete like e campanellina se volete avere le notifiche. Nei prossimi video entriamo un po' più nel dettaglio di cosa è un investitore immobiliare, perché lo si fa.